Si è tenuta domenica 3 luglio la festa sociale del gruppo Fidas di Rivara, che da oltre 50 anni è presente sul territorio attraverso una capillare, indispensabile e solidale attività che permette di aiutare concretamente gli altri. I donatori si sono ritrovati alle 10.30 presso la sede della Fidas per un delizioso rinfresco offerto dal gruppo, per poi proseguire con la celebrazione della Santa Messa nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista in memoria dei donatori defunti. Dopo la messa, il corteo con i gonfaloni dei molteplici gruppi Fidas e Avis della zona, accompagnati dalle note della banda musicale rivarese, sono giunti dinanzi al monumento dei donatori benemeriti, dove si sono svolte le premiazioni. Presenti alla cerimonia, oltre al presidente del gruppo Fidas di Rivara, Antonio Grosso, il primo cittadino Roberto Andriollo, il vice sindaco Vincenzo Martino e tutto il direttivo del sodalizio rivarese. 359 sono le sacche che sono state raccolte quest'anno dal gruppo. Molte in più rispetto all'anno precedente, a testimonianza di quante persone si prestino a gesti così importanti per la vita di altre persone, che purtroppo necessitano di costanti trasfusioni di sangue. A testimoniare l'importanza delle trasfusioni derivanti appunto dalle donazioni di sangue è stato Andrea Tetto, presidente di AMAMI, Associazione Malati Anemia Mediterranea del Piemonte. Purtroppo la pandemia ha avuto ripercussioni anche sulla donazione, con un significativo calo dovuto alla carenza del personale medico e infermieristico perché impegnato nella vaccinazione. La diretta conseguenza è stata la diminuzione della quantità di sacche in riferimento al personale disponibile. Al termine delle premiazioni è poi seguito un pranzo conviviale.